Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre. Le letture che abbiamo ascoltato sono molto belle, certamente vanno contestualizzata. La prima è spiegata il Vangelo, proviamo brevemente a farlo insieme. Il libro di Esdra narra la vincente vicenda di salutare il popolo di Israele del ritorno dall'esilio di Babilonia. Abbiamo sentito proprio nella lettura, nell'anno primo del dodicesimo di Persia, questo grande re dice: il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra e mi ha incaricato di costruire un tempio in Gerusalemme. Questo personaggio storico, penso che lo ricordiate, il grande imperatore persiano Ciro, l'anno primo del suo regno era il 538. Ma sappiamo che nel 586, circa 50 anni prima, Gerusalemme fu rasa al suolo dai babilonesi, il tempio di Gerusalemme distrutta e il popolo di Israele deportato in Babilonia. Questo, tra l'altro, a causa della testa dura del re Sedecia, che non aveva dovuto ascoltare le profezie di Geremia, che era andato presso alle fandonie dei falsi profeti e facendo quello che non doveva fare, quindi fronteggiando con le alleanze militari i re di Babilonia, andando incontro ad una debacle impressionante. E il libro di Esdra è la storia, a un certo punto, provvidenzialmente, quando nessuno se l'aspettava, Ciro distrugge il regno di Babilonia, comincia l'era dei persiani e Dio gli suscita nel cuore: i miei li ritornano a casa perché mi devo distruggere il regno. E così fu. Il libro di Esdra e poi di Neemia narrano proprio il ritorno di padre degli israeliti e la ricostruzione del secondo tempio di Gerusalemme. Sapete che il tempio di Gerusalemme ebbe tre stratificazioni: il tempio di Salomone fu distrutto nel 586, questo secondo tempio poi fu ridedicato con una festa molto importante, che tra l'altro si celebrerà il 25 di dicembre, la festa delle Cenie, non casualmente, insomma, su una quella data, e poi fu ulteriormente, diciamo, restaurato e rielaborato da Erode il Grande, quello che fece la strage degli innocenti, quindi quello che era presente quando ci nacque sul pianeta della terra, e poi fu definitivamente distrutto, come Gesù profetizzò, che non è stato più ricostruito nell'80 d.C. da generale Tito durante la presa di Gerusalemme. E da allora il Tempio, come purtroppo Gesù è profetizzato, non è stato più ricostruito. Cosa ci insegna questa vicenda? Cosa molto importante. Che la storia sacra, quindi quella fatta da Dio con il suo popolo, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, passa per questi momenti. Momenti in cui sembra tutto finito, sembra che tutto vada contro, sembra che i nemici abbiano prevalenza sul suo popolo, e momenti in cui interviene il Signore e quella che sembrava la fine diventa un nuovo inizio. Se uno studia la storia della Chiesa, è stato così anche nella storia della Chiesa. Per esempio, domani festeggeremo Santi Cosma e Damiano. Santi Cosma e Damiano sono stati due tra forse le decine di migliaia di persone massacrate da Diocleziano. Sapete che Diocleziano è stato il più feroce, sanguinario perseguitore dei cristiani. Ma chi viene subito dopo Diocleziano? Costantino. Quindi quando sembrava che adesso qui ormai l'impero romano ci ammazza, perché guardate che Diocleziano ha fatto una carneficina mai vista, l'ha fatto più fuori lui di tutti gli altri imperatori messi insieme: Antonio, Nerone, Decio, Adriano, tutti, Marco Aurelio, Antonino, non ci aveva più regole. E tra cui sono passati anche i nostri Santi Cosma e Damiano. Subito dopo Diocleziano chi viene? Costantino. Si va a battezzare e quando si è capito sembrava finito, arriva Costantino. E così, se uno studia la storia della Chiesa, in momenti molto molto bui, molto molto brutti, siamo nel VIII secolo, dal 700 all'800, non si sa la Chiesa che periodo buio che ha vissuto, e poi nell'800 arriva il Romagno e che nasce il Sacro Romano Impero. E poi la crisi della Riforma Luterana, arriva San Pio V, il Concilio di Trento, è sempre stato così. Vedete, così per esempio il secolo riformato San Francesco, il XIII secolo, è stato uno dei secoli più storico della Chiesa, fu preceduto da un secolo non aureo, diciamo così, assolutamente, no? E da un tempo proprio travagliato, 150 anni prima c'era stata la lotta per le investiture, per quello VII, tutte le altre storie, sempre così. Allora, questo perché ce l'ha detto Gesù, cioè c'è una lotta in atto, cioè, che le porte degli inferi, il demonio, purtroppo con la collaborazione della nostra stupidità, perché cos'è che ha causato la distruzione del Tempio di Gerusalemme? I peccati del popolo di Israele,
sono certamente istigati dal demonio, poi alla fine siamo sempre noi che ci andiamo a mettere in guai con le mani nostre, d'accordo? Ecco, quindi noi ci andiamo a mettere in guai, ci capita addosso da tutto e di più, e poi Dio nella sua misericordia ci prende la mano e ci dice: bene, adesso cerchiamo di ricominciare, bene, adesso cerchiamo di ricominciare. E così sarà. Gesù ha promesso nel Vangelo che le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, ma non prevarranno vuol dire che ci sarà una guerra, quindi vuol dire che l'ultima parola non dice la delle forze del male, vuol dire che ci possono stare momenti critici, momenti difficili, momenti anche dolorosi, momenti anche forse in cui sembra che tutto è perduto. Però i figli di Dio vivono queste cose nella fede, non perdono mai la speranza. Sanno con certezza che Dio non abbandonerà il suo popolo. L'ho fatto nell'Antico Testamento, figuriamoci se lo farà nel Nuovo, dopo le promesse che ha avuto, che ha fatto Gesù, no? Poi c'è il Vangelo. Il Vangelo parla di coloro che sono chiamati dentro il popolo di Dio ad essere luci. Luci anzitutto con le opere, come diceva sempre buon San Francesco, ma luci anche a volte con la parola, no? Gesù dice: non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, e nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire in piena luce. Fate attenzione a come ascoltate. Allora, cosa succede? Dio ai suoi uomini parla non solo in pubblico, ma parla anche in privato, gli parla nel cuore, gli parla nella preghiera, d'accordo? E man mano che queste luci vengono accese, sapete, non ci sono segreti, capite? E i segreti, le cose strane, hanno sempre fatto parte di una dimensione religiosa estranea alla Chiesa, che è quella delle sette ereticali, d'accordo? Delle conventicole, quelli che hanno le cose nascoste, quelli che possono sapere soltanto pochi iniziatici, adesso c'è delle logge, queste cose strane. Queste non sono cose che fanno parte del nostro patrimonio, perché la Chiesa, che è appunto luce e sole, ha sempre chiaramente, esplicitamente, manifestamente insegnato. Anche Gesù, vi ricordate cosa disse durante il processo? Dice: tu che cosa sei andato, che dottrina stai andando a insegnare? Dice: io ho parlato apertamente, ha risposto Gesù. Ho parlato del Tempio, dove noi ci riuniamo, non sono andato a nascondere dentro le catacombe. I cristiani sono andati nelle catacombe, non perché c'erano i segreti, ma perché era il tempo della persecuzione, non perché c'erano i segreti, capite? E infatti Gesù rispose: non chiedetelo a me, ditelo a quelli che hanno ascoltato, perché non c'è niente che io abbia detto in privato, o sì, sotto, capito, i segreti di niente, e gli diedero poi un marrovescio, insomma, ingiustificato. Quindi le voci, le luci, che non sono, sono le persone che hanno il compito di illuminare i fedeli, hanno la responsabilità di sintonizzarsi bene, fate attenzione a come ascoltate, e poi di dire francamente, placidamente, quello che ascoltano. I grandi santi, i grandi uomini di Dio, riempirsi nella preghiera, quando andavano a predicavano un bello massiccio, insomma: ti piace o non ti piace, questo è quello che ti devi sentire, perché questo è quello che il Signore mi ha rivelato in quanto uomo di Dio. E non hanno mai avuto qualcuno se la prendeva un po' malamente, e amen, pazienza, insomma, no? Però a chi non ha questa corresponsione, dice Gesù, alle grazie ricevute, ecco perché una luce non si accende per se stessa. Noi qui non stiamo in paradiso, a me piacerebbe tanto, e per tutti quanti ci piacerebbe ritirarci e goderci fino adesso delle luci, delle consolazioni del cielo e stare tanto bene. Purtroppo non si può per ora, quindi quando il Signore ci dà qualche grazia, ce la dà sempre perché siamo messi al servizio di tutti, non possiamo trattenerla per noi, perché se non siamo poi attivi e solerti a condividerla, che cosa fa il nostro Signore a chi ha salvato, a chi non l'ha tolto, anche quello che pensa da vedere? Ci toglie le grazie e ne dà qualcun altro, perché le grazie che il Signore ci fa in questo mondo sono sempre finalizzate non solo al bene nostro, ma anche al bene dei nostri fratelli. Chiaramente il modo in cui li mettiamo a frutto e a disposizione è differente a seconda del ruolo e del ministero che abbiamo nella Chiesa, ma comunque tutti siamo membri l'uno degli altri e chiamati alla edificazione del Signore. Bene, chiediamo al Signore che ci faccia sempre trascorrere la vita nella speranza che non muore, quindi sappiamo vivere anche momenti buio apparentemente tali senza nessun timore, sapendo che il braccio del Signore non si è accorciato e che anche quando le tenebre sembrano prevalere non è altro che una preparazione a un'alba più luminosa. E preghiamo sempre al Signore che non faccia da mancare, che non manca coloro che ci aiutano e che sono dei fari riflessi della luce di Dio,
che ci indicano il cammino, che mantengono alta la nostra speranza e viva la nostra fede. Poi di incontrare la luce del Sole Supremo, che è Gesù, e la Madre del Cielo. Siamo lodati Gesù.